Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Io sono Wolfix e oggi siamo di nuovo su questa mappa, diciamo, del Storm Chasing che nell'ultimo episodio avevamo fatto. Siamo voluti ritornare in questa altra mappa. Eh sì, madonna, quanto è bella. Sì, c'è anche l'antenna, abbiamo di tutto qua. Cioè, questa è la mia base, che è quella che avete già visto, insomma. Allora, ragazzi, non abbiamo nessun veicolo, diciamo, cioè ce li abbiamo, però non ho scelto nessun veicolo stavolta e quindi ne scegliamo uno noi, che diciamo, allora, l'LV Cars non lo so, io andrei volentieri con queste, ma diciamo che oggi non c'ho tanta voglia. Quindi andremo col cargo truck, questo qua. Perfetto. Oh mamma mia, scusate, lagga un botto, ma non mi importa. Se dopo gli haters vengono, gli dico che non voglio avere. Vabbè. Dunque, allora, dunque, però stavolta facciamo in serie, eh. Sì, ci sarà un po' di cazzeggio. Allora, Dorothy, ecco. Dorothy, se voi non sapete, questa qui faceva parte di un film che si chiama Twister, che praticamente sarebbe Storm Chasing. Infatti, le mappe di Storm Chasing sono state ispirate proprio a quel film. Quindi, sì, non l'avevo notato, ma c'è scritto Isuzu davanti, quindi è un Isuzu. Dovevano scrivere Isuzu a posto di Cargo Truck, quindi sì. Ok, allora, ragazzi, dunque. Aia, mamma mia, se lagga. E vabbè, boh, non importa, almeno registra bene. Aperto, ok. Partiamo, dunque. Ragazzi, avete visto che lampi? Che roba, mio Dio. Oddio, ero dentro nel cassone. Mamma, dai, però. Sì. Che cazzo succede? No, raga, allora, ti decidi a muovere o. Ecco, no, perché questo camion ha un difetto, è praticamente lento. Cioè, non perché lagga, ma per il semplice fatto che. È un modello, non so, l'hanno fatto un po' male, quindi il veicolo, diciamo, rallenta. Oh, ecco, adesso va veloce, perfetto. La Dorothy è dentro, perfetto. Allora, andiamo per di qua. Non so, vabbè. Mi è comparso Dorothy. Ero dentro il cassone del camion. Sì, stavolta però è un po' inusuale andare con un camion mentre si fa storm chasing, diciamo. Ok, controlliamo un po' la zona qui, vediamo un po' cosa c'è. Madonna, raga, avete visto i lampi? Che figata. Ah, ok, aspetta, l'allarme si è già attivata? No, è ancora spenta. Ok, intanto entriamo. Cos'è questa? Ah. Niente di interessante, una radio. Buongiorno, c'è qualcuno? No, non c'è nessuno. Mi prendo questa cassa volentieri, tanto è inutile. Adesso mi spiegate come ha fatto a non cadere ed è rimasta in bilico così. No, adesso spiegate. Ecco ragazzi, è arrivata, sta per arrivare il tornado. Guardate. Si è attivata di nuovo, perfetto, andiamo. Ok, via. Missione, lanciare Dorothy all'interno del tornado. Dobbiamo però prima individuarlo dove andrà. Quindi dovremmo fare così. Sarà un'operazione un po' rischiosa. Dovremmo metterci vicinissimi al tornado e mettere Dorothy, questo è l'aggeggio che ho messo dentro il camion, sulla strada dove colpirà praticamente il tornado. E dopo scappare a tutta birra, perché praticamente questo aggeggio raccoglie i dati dentro il tornado. E praticamente segna la velocità a quanta velocità sta andando. Mio Dio, sarà incredibile. Non so come andrà. Questo cos'è? Un bunker? Sì, è un bunker, ok. Ragazzi, sono veramente contento di ritornare a fare video. Scusate questo ritardo, non ho voluto spiegare prima, scusate, ma vi chiedo talmente tanta scusa, non. Cioè che praticamente siamo in estate e cosa faccio io? Mi rilasso e quindi sì, avevo bisogno di rilassarmi un po' da quello che è successo, insomma, il coronavirus, le robe, bla bla bla. Avevo anche paranoie, non so, robe strane, ma comunque sono ritornato, ragazzi, sono tornato. No, ok, ragazzi, dunque non è ancora successo niente, il tornado, quindi probabilmente colpirà da queste parti, forse, non lo so. In caso ci ripariamo sotto questo ponte, forse. Non lo so, sì, scusate se. Ma il problema è che. Ah,
sbaglia. È che quando c'è un oggetto all'interno di un camion o qualcosa del genere, ecco, appunto, devo stare attento a non spostare tanto la visuale, perché sennò finisce dentro il camion. Allora, Tornado, dove sei? No, perché non c'ho voglia di stare qui a girare per le strade tutto il tempo, Dunque. Allora, comunque l'allarme ha suonato e ci ha avvertito, almeno quello. Non lo so. Quello che succederà sarà comunque figo, di nuovo. Ok, perché... Aspetta, scusa, fermiamoci un attimo qui per vedere dove sarà il tornado. Dunque. Ma la cosa strana è che non sono attaccati i fili dell'elettricità a questi piloni dell'elettricità. Ma che cavolo... Cioè, il programmatore di questa mappa ha dimenticato di fare... Oddio! Oddio, cavolo, raga, non è... No, aspetta, il camion, accidenti, non me ne sono neanche accorto. Raga, no, via, andiamo via, cavolo. Non, meno male che non ero dentro il negozio, cavolo. Cioè, ma, raga... È finito fuori, cioè me l'ha distrutto, cavolo. E meno male non ha neanche... Ai, però lagga un botto, ragazzi. Chiedo veramente scusa. E non vi lamentate, però, perché sennò me la prendo veramente male io. Perché nessuno... Non si giù... Perché ci sono gli haters, fanno così. Guardano un pezzo di video e dopo giudicano subito. E no, basta. Quindi, ragazzi, adesso vediamo. Dunque, allora, è un F3, quindi... Avviciniamoci piano piano. No, Dorothy, cavolo! No. Oh, aspetta, posso metterti in mano? Aspetta, andiamo a piedi, va. Il camion lo lasciamo qua, però andiamo veloci, Cerchiamo di non farci prendere dal tornado. Ok, si sta avvicinando verso di qua, quindi adesso in teoria la prende, dai. Dai, prendila. Se la prende, madonna, godo. Non la prende? La prende o non la prende? Non mi sa che non la prende. No, non l'ha presa. No, aspetta. Allora, via. Allora, no, ecco, ok, aspetta. Dai, allora, la sto mandando dentro il tornado, se riesco, Ok, aspetta. No. Mamma mia, sta staccionata. Oh, ecco, lo spe. Che l'insidio si poteva spaccare. Vieni qui, presa. Ok, sì, chiedo scusa per i lag, ma... vabbè, è parecchio pesante, quindi... Ok, non avviciniamoci troppo, sennò mi risucchia a me. Facciamo veloci, Cerchiamo di fare il più veloce possibile. Prendila, no. Dai. Madonna, quanti schiaffa il cartello stradale! È volato. Ecco, la riprende. Prendila! Avanti. Mamma mia, dai, però sto tornando in veramente... Oh, madonna, quanti detriti sta tirando su. Raga, sta tirando su un botto di detriti. Eccola! Sì, l'ha presa! Sì! Ok, l'ha presa! Dov'è? L'ha presa. Dove è finita? No, scusi, sono tutti gli scaffali che sta tirando su. Dove è finita, Dorothy? No, raga, dov'è finita? Infinita. Oh, cavolo. Raga, l'ha lanciata via. No, raga, dov'è finita? È sparita. Ah, è finito il tornado. No, vabbè. Dov'è finita? Cioè, raga, dov'è finita? Dov'è finita? Non so se c'è... No, pensavo fosse finita sul traliccio, no, vabbè. Cioè, raga, adesso dove... Cioè, adesso spiegatemi dov'è finita. Cioè, se voi l'avete... Ah, sono uscito dalla mappa. A caso. Ok, qui ci sono buggy. Non è che è finita in acqua. No, non è finita in acqua, vabbè. Boh, ragazzi, aspetta, torniamo indietro dove ho parcheggiato il camion, tra l'altro. L'ho lasciato in mezzo alla strada. Aspetta. Ah, no, questo è un generatore. No, raga, comunque, insomma... Eccola! Raga, l'ho trovata, eccola qui! E beh, ha fatto un bel volo. Cioè, è incredibile. L'ha risucchiata e l'ha lanciata fin qui. Cioè, incredibile. Dove ho parcheggiato il camion, tra l'altro? Eccolo lì. Buon comunque, ragazzi. Io direi di concludere qua. Noi ci rivediamo nel prossimo video. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate like, commentate. E noi ci rivediamo nel prossimo video. Ricordate anche di seguirmi su Instagram, è scritto in descrizione. E noi ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Lasciate like, commentate. E ciao.